Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Inscription. Continuiamo. E abbassiamo perché qua è decisamente troppo alto. Il tutto. Faccio così, sono troppo in penombra. In penombra. Va bene. Quindi allora, eravamo rimasti che c'era il Signore delle Ossa che ha raccontato qualcosa al nostro Luke, Lucky Carter, e che noi non sappiamo. Probabilmente qualcosa legato alla morte di Kaisi, se tanto mi dà tanto. Allora, io posso aggiustare un pochino il tutto, ok. Bene. Qua dovremmo aver esplorato tutto. Sì. Ok, perché c'è un teschio? Non si sa. Ok, ora voglio andare qua. Forse perché sta a significare l'hai ammazzato, effettivamente. Spero ci sia presto un'altra sessione di esploro della stanza. C'ho troppo monete. Questo manda un overclock, vero? Sì. Questo cos'è? Fornisce una nanoarmatura ai tuoi robot che si trovano sul tavolo. Niente male. Ok. In effetti niente male davvero. Per ora non voglio overclockare nulla. Direi che le mie carte stanno bene così come sono. Ok. Minchia ragazzi, se mi sta garbando questo inscription. Che farò quando sarà finito? Vabbè, giocherò alla mod Endless. Allora, stampante 3D rotta cosa faceva? Quando una carta che possiede questo sigillo subisce un attacco, peschi una carta dalla tua pila di contenitori vuoti. Ok. Mi accomoda. Fatto è che costa un pochino tanto, 3 di batteria. Però le altre ce le ho già. Da qua. Non mi vedi le carte? 2, 3, 3, 1 da 6. 2, 1, 2, 3, 2, 2, 6. 3, 2. Ok. Ne ho, quindi è abbastanza economico come mazzo. 22. C'è un prompt di dialogo. Oddio, sei il Bau, cane. È aggiustato. Puoi proseguire felicemente per la tua strada. Ah, perché altrimenti mi avrebbe probabilmente detto che non potevo. Ah, non sei felice? Essere una pedina in questo noioso intrigo robotico non fa per te? Ricaricamento matrice di personalità. È aggiustato. Ah, peccato. Qua ci sarà una battaglia, esatto. Allora, vediamo un po'. Mi piace anche il pacing di questo gioco. Allora, qua non posso pescare, vero? Si pesca al primo turno, non hai abbastanza carte? Nope. Ok, così muore in teoria. Perché mi attacca, ma poi. Esatto, c'è la trappola. Che ha messo lui il bot esplosivo. Ok. Da qua. Drone sentinella. Nice. Anche perché così lo fa fuori, lui è vero che mi ammazza, ma. Preferisco lasciarlo, forse? Forse sì. Tanto il minatore si sposta, esatto.
Cazzo, quello è il tizio biforcuto. Fastidioserrimo. Ok, non c'è problema. Questo lo metto qua. Così poi lui muore. E ho una batteria da giocare. No, ne ho ancora. Ah, giusto, perché mi ha dato ok, sì. Allora, quasi quasi. Perfetto. Perfetto, ottimo. Pesce fresco. Uno, due, tre. Ora pesco. Ok. Sì, fai che ti pare, lì te tanto non mi fai paura. Bene. Vado in overkill di 3, se non altro. Dai. Qui sono stato parecchio bravo. E anche un po' fortunato, ovviamente. È un gioco di carte, la fortuna ci vuole. Questo cos'è? Ora distruggerai una delle tue carte. Sì, finalmente. Non fare l'idiota, è meglio che riceverne una nuova. Rende il tuo mazzo più coerente, esatto. E ti darò in cambio delle robo monete. Allora, quale distruggo? In realtà mi piacciono le mie carte. Penso alla fine darò la stampante 3D rotta. Oh, ragazzi. Perché è quella che ha il potere più inutile in realtà. Gli exoscheletri, sì, direte, ne c'hai doppioni. Però mi hanno tirato fuori da situazioni spinose. Mi dispiace stampante 3D rotta. È così. Probabilmente se gliene davo una più costosa mi dava più monete, ma non importa. 29. Bella. Ah, posso andare anche di sopra? Non c'era il prompt. Non sembrava almeno. Però aspetta, io non voglio andare di sopra ora. Voglio andare di sotto. Una nuova carta. Robo saltellante, robo baratto, bot esplosivo. Robo saltellante ci manca, quindi lo prendiamo giusto per flavor. Lui si muove, tra l'altro, questo non l'ho mai detto, l'avevo notato ma non l'ho mai detto, è fighissimo il fatto che il campanello si muova. Allora. Allora, l'automa muore. Ah, cazzo, però fa avanzare quell'altro che è fastidioso. Robo pesce. Automa di nuovo. Va bene, metto il minatore. Non posso fare molto altro. Almeno ammazzo quello. Occhio. Robo scudo. L'automa però mi fa danno poi. Allora, in questa situazione io posso giocare. Per esempio robo scudo. Forse mi conviene usare questo. Perché qua rischio di perdere, se no. Non ho avuto una buona mano. Allora, aspetta, se io metto qua robo scudo, al prossimo turno, allora, questo turno faccio un danno, quindi sono a meno 3, esatto, ma vado a meno 2, mi attaccano lui e lui e vado a meno 4, però sopravvivo. Quindi in realtà... Sangue fucile, merda. Pensavi che non avresti più rivisto sangue fucile, non è così? E invece no. Ok, calma. Bene, bot energetico buono.
permette di piazzare qualcun altro. Potrei ammazzarlo. 3 e 7. 3 e 7 è parecchio fastidioso. Porca troia. Qualcosa però devo piazzare. Facciamo così. Sì, va bene. Ok, pari. Bella per botto esplosivo, ma non mi ricordo mai se arriva fin di là il proiettile, cioè se rimbalza dappertutto oppure no, ma mi sembra di no. Robo regalo, beh, posso tankare fin tanto che non trovo un modo per uscire da questa situazione. Tanto ho 6, ok. Questo mi darà una carta. Vediamo. Sì, questo mi conviene lasciarlo perché poi ok. Se io spacco con... No! Non era quello che volevo fare, ho sbagliato proprio... Ho brain fartato, come si dice. Vediamo se mi riesce di rimediare. Allora, con molta calma. Sarebbe bellino giocare lui, ma... Poi morirei, perché faccio uno di danno. Sono a meno 3. No, non ce la faccio. Devo giocare robo pesce più una carta che costa poco. Beh, le carte che costano tanto ce l'ho tutte in mano, quindi potrei anche pensare di pescare dal mazzo normale, che magari pesco una carta migliore. Però fammi pensare, se io pesco invece il mio amico, cioè il contenitore vuoto, lo piazzo qui. Muore. Rimane il problema lui, ma metto robo pesce. Qua chi è che sta arrivando? Un insetto drone, quindi morirei comunque. Perché subirei comunque uno di danno. No, non è vero, perché attacca robo scudo. Quindi fammi pensare, nello scenario in cui io piazzo, qua quello vuoto. Poi muore anche lui, tra l'altro. Però prima attacca. Quindi io farei uno di danno e andrei a meno 2. Poi al prossimo turno subisco un danno e vado a meno 3. Poi questi tre muoiono, lui mi attacca, lui non subisco danno. Ok, sopravvivo un altro turno. Allora non devo essere greedy anche perché sennò perdo. E devo fare questo. E intanto lo indebolisco, va bene. Allora. Ok, pesce cattivo. Sono andato a molto meno di quanto pensassi, però aspetta, no, meno 4. No, forse era proprio quello che avevo preventivato. Pesce cattivo. Minchia, se è cattivo sto pesce. Veramente schifoso. Allora, ah, che palle. Che palloso il mitragliere. Dopo l'attacco, ma questa non attacca in teoria. La torretta. Exoscheletro.
Allora, posso uscirne, ma devo usare questo. Se io ora piazzo il mitragliere doppio qua, poi mi ricarico tutto e piazzo l'ex scheletro qui. Altro posso fare? No. È l'unica cosa che posso fare per non morire. No, non è vero, muoio comunque perché lui fa 2 di danno. A meno che io non piazzi anche lui. Che tanca. Ok, aspetta. Posso piazzare queste tre se uso l'attivo, l'oggetto. Tra l'altro anche qua gli oggetti ormai mi sa che sono solo questi tre. Non ne posso accumulare altri e mi si... cioè devo tornare prima alla base e ricaricarli. Ok. Ah già, c'è anche lui che fa danno, è vero. Quindi aspetta, metto il mitragliere qua. Ex scheletro, lui muore. Pesce cattivo qua per tankare. Sì, ce la faccio. Da meno 1 passo a meno 2. Lui muore. Passo a meno 2. Però attenzione, perché poi lui muore, quindi lui mi fa danno di qua. Passo a meno 2. No, non ce la faccio. Ok, cambio l'ordine delle cose. Metto mitragliere doppio qua. Danno e danno. Quindi sarebbe comunque un danno diretto e da meno 4 andrei a meno 2. Poi posso comunque giocare loro due. Oppure giocare anche robo baratto. In realtà giocare loro due. Metto il mitragliere qua, metto il robo baratto qui. Lui non muore, anzi diventa più forte. Lui sì, ma poi subisco 3. Perché questo non c'ha niente di vita. Porca troia. Se lo usi correttamente è uno strumento, niente male. Devo usare uno di questi. No, forse addirittura due ne devo usare. Devo usarne due, perché allora se io riesco a piazzare il mitragliere doppio qua e quest'altro coso qui, il robo baratto, ok, io vado a meno 2, vado a... No, aspetta però, non sto considerando tutto quanto. Allora, fermo, robo baratto, mitragliere doppio. Cosa succede? 1 di danno, 2... 3, 4, da meno 4 vado a 0 e lui muore. Al prossimo turno, tanco, muore, 3, sopravvivo con 1 di vita. Perché? Perché ora faccio 4 danni e da meno 4 vado a 0. Questo rimane in vita. Questo muore, io subisco 3. E lui sarà già morto. Dovrebbe funzionare. Ok, questa tecnica mi salva. Ragioniamo. C'è qualcosa di diverso che posso fare ma che è comunque buono? Posso... Tra l'altro poi lui muore. No, è la giocata migliore. Perché stavo ragionando sul giocare robo baratto invece qua. Però poi no, non c'ha comunque abbastanza danno. Ok, devo far così. Ah, il danno in eccesso, cazzo, questo non ci avevo pensato. Vabbè, non è che avrei giocato diversamente. Robo saltellante.
Allora, lo ammazzo e tanco. Sì. Fammi pensare, lo ammazzo e tanco. Ok, minchia ragazzi, che cazzo sto recuperando? Magobot solitario. Faccio comunque 1-3. Ok, no, ho vinto. Giusto per... Mamma mia, ho dovuto usare un oggetto, ma va bene, sono lì apposta per essere usati. Abbiamo vinto. Siamo sopravvissuti. E noi siamo venuti da qua sopra, sì, ok. Ok. Abbiamo già raggiunto una base. Sei stato rifornito dei tuoi oggetti. Dai. E quei robot qui indietro sono offline in modo permanente. Votopia occidentale. Cosa c'è? Che cosa vuoi? Sono una semplice ispettrice e mi hai dato molti file da ispezionare. Vuoi passare per di qui? Prova a esaminare l'antenna parabolica ai piedi della Torre del Mago. L'antenna parabolica? Non vedi che sono occupata a ispezionare i tuoi file? Ma vaffanculo. La grande trascendenza non può attendere. Mi entra nel computer sta roba. La grande trascendenza. Oddio, è tipo la creepypasta di Morte Bianca. Oddio. Sta cercando. Perché sa che vive in una simulazione e sta cercando di uscire da quella simulazione. Se vuoi passare, devi prima avventurarti a sud. Una volta raggiunta la porta d'ingresso alla Torre del Mago, prosegui verso sud. Sì, la grande trascendenza è uscire anche da questa simulazione. Qua che c'è? Sei giugno 2006. Sì. Però 6 giugno 2006. Ho trovato questa vecchia foto di quanto io ed Elle abbiamo iniziato. Di quando, forse, io ed Elle abbiamo iniziato a giocare ad Acquaromani. Gladiatore branchiato, fico. Ella aveva un Lucio Cesare. Carte di inscription. Ok. Quindi ci sono dei dati nel gioco di inscription che testimoniano non si sa bene cosa. Questa è una foto reale, si vede dalle mani, dalle dita. Ho trovato questa vecchia foto di quando io ed Ella abbiamo iniziato a giocare ad Acquaromani. Gladiatore branchiato, fico. Ella aveva un Lucio Cesare. Vabbè, sta parlando di carte, non penso di poter interpretare niente di particolare qua. Non pensare che l'archivista avrebbe tirato fuori questo file. Che senso? E poi perché me l'hai detto solo al secondo tocco? Anche perché io non posso accedere a questo file. È una cosa del gioco, non è che me l'ha scritto nel file system mio. Va bene, tanto volevo comunque andare alla Torre del Mago, quindi ok. Già, oh no. Già, ho dimenticato un pezzo. Tu hai le gambe, alzati e vai a prenderlo. È nella sala della fonderia. Possiamo proseguire oltre. Flutto sopra la fonditrice. Non posso lasciarti proseguire finché non ce l'ho. Un pezzo, dici? Qua niente, vero ancora? Figurati.
E poi c'è questo sigillo qua sopra e non si capisce. Ah no, aspetta un attimo però. Volante punto punto. Cazzo, qua in giro c'è un enigma del mago che si risolve mettendo come primo sigillo quello del volante. Che figata che gli enigmi che conosciamo in 2D. Cioè, gli enigmi che conoscevamo in 3D, poi li abbiamo dovuti rifare in 2D e ora quelli in 2D ci daranno una mano per il 3D. Gioco stupendo, ragazzi. Questo gioco è stupendo. Qua ci sarebbe la commerciante, ma non penso di poterci entrare. Anytime soon, proprio. Qua non posso andare. La fonditrice, mi ricordo, beh, ma qua è cambiato. Ora ci sono dei libri. Prima c'era il teschio di Lesci. Questi saranno i libri di Magnificus. Questo non ci si può fare nulla. Batteria è carichissima. Ok, si è aperta la fonditrice. Seleziona tutte le emozioni pertinenti nei seguenti scenari. Peschi il tuo bot energetico, hai il massimo dell'energia. Un insetto drone sta per ucciderti. Peschi un robot saltellante. Evviva! Come no? Un insetto drone sta per ucciderti. Peschi un robot saltellante. Almeno mi proteggo. Ha tutte le emozioni pertinenti. Oh, sì. Ok, esegui con successo la grande trascendenza. Due sole. Madonna, guarda che fa, cerca di farmi il lavaggio del cervello, sto bastardo. Giuro che se c'è un modo di evitare la grande trascendenza, la eviterò, bastardo. E sono altri apprendisti. Ehi là. Il dolore è sopportabile. La pres... Anzi, cambio voce. La pressione delle tubature è piacevole. È anche bello sapere che il maestro è vicino. Molto bene. Oh, sì, il maestro è vicino. Percepisco la sua presenza. Quel robot rimpiangerà questo giorno. Posso aiutarti? Fa ancora un po' male. Poverino. Con i libri però non posso fare nulla. Aspetta un attimo. Eccolo qua l'enigma, dicevo. Ne mancano due. Non ho voglia di provare a caso di brute force perché non avrebbe senso. A parte, cioè, in teoria se hai fatto bene finché non trovi tutti e tre gli indizi non puoi fare nulla, ma a parte ora, perché io avevo visto un altro video di un altro YouTuber e sapevo che con l'orario 11 facevi uscire coso dal cucù, ma altrimenti come cazzo facevi? Cioè, ho provato la combinazione quella normale. Forse è una cosa opzionale? Non lo so. Inserisci la somma corretta. Posso andare avanti all'infinito? Probabilmente sì. Oh, questi sono i danni. Scusa. Ok, no. Pensavo arrivasse a 99, tipo. Perfetto. Nuova partita! La nuova partita è qua dentro, cazzo! Ok, sono gasato e stavo scivolando. Era questo che dovevo prendere. In attesa della rete. Della rete? Forse qualcosa devo fare nella mappa. Quale sigillo è rappresentato? Ah, questo. No. Questo, scusami. Che figata sta cosa!
Mai visto questo sigillo? Che figata! E qua non posso andare avanti, ok. Però posso fare altre cose, sono abbastanza... Come ci arrivo lì? Madonna, ragazzi, che palle! Voglio fare cose! Dov'è il maestro? È oltre questa fonderia. È qua sotto, all'ultimo piano. E questo chi è? Voglio toccarlo, ma non ci arrivo. Scitteroni. Poi qua c'è una nuova partita. Ma poi qual era il grande potere che non ha... a cui non potevo rinunciare, che mi diceva qualcuno? E qua io non ho potuto fare nulla, è successo tutto e basta, io sono stato a osservare. Sì, bene, ora si complicano le regole del gioco e dai, colleghiamolo. Che figata, ma che figata! Questa cosa si accende quando hai carte contenitore di gemme in gioco. Ora i tuoi contenitori vuoti sono pieni di gemme. Dacci un'occhiata. Contenitori vuoti sono pieni di gemme. Puoi cambiare il colore delle gemme che peschi dal mazzo secondario. Puoi cambiare il colore delle gemme che peschi dal mazzo secondario. Ok. Prova, premine una. Ok. Chiaro. E questo? Ah, posso vedere due mazzi. Ok. Fighissimo. Vediamo se riesce a dare un po' di senso a questa... A questa... Che figata, ragazzi. Vediamo se così facendo l'archetipo, diciamo, mago mi torna meglio. Cos'è? Ora scegli una carta, io la gemmifico. D'ora in poi, se hai una gemma verde, aumenterai la sua salute. La gemma verde. Se hai una gemma arancione, aumenterai la potenza. E questo è il sigillo? Diminuirai il suo costo di energia. Salute, potenza, energia. Vedrai. Non voglio investire troppo su una sola carta. Cazzo, il robo cecchino con 2 di attacco non sarebbe male. Fragile, ma poi, cioè, lo posso mettere dietro un ostacolo e fare bello e cattivo tempo. Se ho una gemma. Se ho una gemma. Bellissimo, cazzo. È riuscito a rendere profondo anche questo secondo tipo di gameplay. Che figata. È tutto al suo posto, perché così abbiamo visto sia le meccaniche di Leshy che di Grimora messe insieme, sia quelle ora di P03 che di Magnificus. Fantastico. Io comunque sarei dell'idea di dargli un punto potenza in più. Cosa abbiamo? Ah no, sono tutti e tre insieme. Merda, potentissimo. Vedi quelle cose negli angoli? Si accendono quando possiedi le gemme giuste. Vedrai. Wow. Andiamo. Oh, sono spawnato con un robot smeraldo. Con un contenitore smeraldo. Mentre è sul tavolo, una carta che possiede questo sigillo conferisce una gemma verde al suo proprietario. Squarta gemme. Perché si chiama così? 3-1. 3-1, fottiti. Voglio vedere che fai, mo'.
ti ammazzi non appena cerchi di ammazzarlo. Ok. Contenitore smeraldo che ha 1 di attacco, attenzione. E 2 di difesa. Bene. Gli è aumentata la vita perché ho la gemma di quel colore lì. Ok. Quindi se voglio investire tutto sull'attacco le faccio tutte verdi e bella. Wow, Ganzo. Ok. Che figata, ragazzi, che figata. Allora, facciamo così, lo tanchiamo e poi dopo gli facciamo un danno e lo ammazziamo. Per ora comunque fortunatamente non sembra troppo difficile questa porzione di gioco. Un pochino da pensare, ma non come con Lashy. Con Lashy era veramente tosto a... già dalla palude. Ok. Ah, cazzo, mi morirà. Vabbè, tanto mi torna in mano il mago solitario. Ok. In realtà ho vinto, se proprio vogliamo dirla tutta. Decisamente sì. Ah, però non mi basta l'energia, cazzo. Perfetto. Uno di... Ah, ok, allora fammi mettere lui. Sì. Dai, perfetto, top. Pesce buono. Forse mi dà un consiglio, cioè con questa frase mi dà un consiglio su quale sarà il pesce che pescherà? Può essere. Lo metto qua così aumenta di 1 il danno, vabbè, perfetto. Top per kill. Faccio 8 di danno. Di overkill. Dai, bella. Scegli una carta. Tra tutte queste non c'è la mia carta file. Pensavo fosse permanente, invece durava solo per quella battaglia, ok. Mago bot solitario, assolutamente. Ok. Bella roba. Poi alla prossima magari investo su quello che fa il colpo biforcuto. È gemificata. È bellissimo che ogni scriba, quando prende il controllo del gioco, vada a modificare le regole combinando archetipi diversi, ma proprio modificando anche il modo in cui si gioca. Eh sì, allora ci può starci l'idea che sia un'intelligenza artificiale che si automigliora e che, oltre a cercare di, meno quanto sembra, voler uscire dalla simulazione, cerchi di migliorare il gameplay. Però Lashy non voleva uscire dalla simulazione, almeno non sembrava, il suo obiettivo era semplicemente quello di giocare. Mentre il suo no, lui ha obiettivi ben più grandi. Infatti avevano detto, aveva detto chi era? O Grimora o il mago, tutti e due, Magnificus, o tutti e due, che lui era più pericoloso di Lashy. Ok. Cioè gli scribi in alto erano quelli pericolosi, quelli in basso erano quelli tranquilli. Praticamente. Che cazzo è questo? Contenitore di verde arancio. Ah, ho capito. Contenitore di aran blu. Allora, attacco e difesa. Buone queste, cazzo. Attacco e difesa, costo e attacco.
Costo e attacco. Proviamo. Cosa c'è qua? Oh no, sei arrivato proprio nel momento sbagliato. Questo generatore sta per esplodere o qualcosa del genere. Devi ricaricarlo prima che esploda. È una corsa contro il tempo, vedrai. Nel senso di turni, voglio sperare. Shit. Come faccio a ricaricarlo? Devo fare danni diretti, sicuro? Questi non fanno danno, però. Ok. Ho 3 contenitori di diverso tipo. Minchia, che figata. Però non posso fare molto. Devo giocare il robot saltellante, ma non cambiava assolutamente nulla. Sono i turni. Quando dico 0, hai perso. Ok. In teoria non dovrebbe succedere nulla. Ripartiamo dall'ultimo checkpoint, ok, ma... andrebbe quasi bene. Quanti danni devo fare? 12. 12 non è poco, eh. Poi mi muore, però... in teoria... ci sta quasi bene. Contenitore di Aran Blu. Ok. Allora... intanto faccio questo. Poi posso giocarne 2. No, non dovevo metterlo lì. Sapete perché? Perché questo... ah, cazzo, avrei dovuto metterlo da un'altra parte. Ah, perché tanto qua colpiscono comunque i nemici, i miei amici volendo. Esatto. 3 turni. Il tempo stringe. Lo so, stronzo. Stai zitto. Drone sentinella. Drone sentinella è assolutamente inutile. Quello della salute non serve assolutamente a nulla. Due turni. Dai, cazzo. Sei uno stronzo. Mi serve a nulla mettere lui ora. Faccio 3 di danno. Mi serve il tizio biforcuto ora. Ho capito, ma non è giusto. Non potevo vincerla in questo modo. Non se mi dai queste carte. Che posso fare qua? Nulla. Non ci arrivo a 3. Affanculo, che odio quando non è controllabile la cosa. Guarda come se la ride. Nessuno di questi oggetti mi è utile. Non mi serve a nulla mettere delle bombe. Mi scasino tutto di più e basta. Però che cazzo, cioè, ho pescato solo carte che hanno 0 di attacco. Vabbè. Come fa a sentirmi in colpa, cioè. Anche volendo proprio.
O c'è un altro turno ora, ma non credo. Hai mandato tutto all'aria, letteralmente. Pensa se questa cosa esplodesse. Ecco, è andata proprio così. GG. Vabbè, ci torno, non è un problema. Allora. Ero andato a destra, credo. Mi pare di sì. Allora, squartagemme. Ci pensa lui. Giustamente come contenitore di default mi mettono sempre quello verde che è quello che fa meno danni dal suo punto di vista, perché aumentarmi la salute, fin tanto che lui ha carte forte, forti, non gliene frega nulla. D'altro canto, quelle blu sarebbero, cioè, se mi desse subito un contenitore di smeraldo blu sarebbe OP, perché potrei calare un sacco di carte fin dall'inizio. E quello rosso uguale, finirei la partita prima. Chiaro. Ho bisogno di più gemme, di più gente che prende gemme. Ok. Ora si scopre che qualcuno viene a rubarmi i soldi, sta a vedere. Allora, se io piazzo prima un tenitore di aran blu e poi lo scheletro. In teoria posso calare anche lo scheletro. Ok. Che pizza non poter trasferire le abilità ad altre carte. Robo baratto, va bene. Ok. Ho ancora due, vedo. Beh, è uguale. Ah, ma aveva uno di attacco anche lui, non ci avevo fatto caso. Ok, va bene, non importa. Allora, ci riproviamo. Ora me lo dai, stronzo. Vabbè, ora è facile. Allora, la salute non mi serve, quindi questa la togliamo subito. Questa la piazzo. Giustamente fino a meno di uno non ci posso arrivare. Ok. Che è successo? Non mi ha fatto vedere il numero. Si è buggato? Allora, quante meraviglie. È già incredibile, beh. Ah, ora sì. Forse si era buggato per davvero. Ma perché prima non mi... Cioè, perché minatore costa 2? Non dovrebbe costare 1. Ah no, perché non ha le gemme, giusto? Hanno effetto solo su quelle con le gemme. Allora facciamo così. Costa 1, io non ho niente. Stati zit. Ex scheletro. Beh, mi libro di questo e poi faccio danno.
Sì. Quindi faccio questo. In realtà ho già vinto, credo, perché il mago bot solitario dovrebbe farcela. Ok, no, forse no. O forse sì, non lo so. Vediamo. Sì, comunque ce l'ho fatta. Sono pesce? Decisamente. Ho vinto io. Vedi che se pesco il mitragliere doppio vinco? Perché ora ti faccio vedere che è tutto merito suo. Allora, tolgo un punto vita al un punto attacco al magobot, ma non importa. Faccio questo. Vado anche in overkill, dai. Forza cazzo, wow, fantastico. L'hai ricaricato prima che esplodesse. Se potessi ti farei un applauso, perché non hai due mani. Stronzo. Attenzione, altri NPC. Oh, un viaggiatore. Te eri la maga impilata, tipo? Non se ne vedono molti da queste parti. Ok. Vorresti oltrepassare quelle lame? D'accordo. Cos'è questo? Ah, il cambio carta. Cazzo. Tiro una carta e tu me ne dai un'altra, è semplice. Squartagemme. Detonatore di gemme. Quando muoiono i contenitori di gemme si trovano sul tavolo dalla parte superiore e esplodono. Esplodono. La creatura che hanno di fronte. Ok, sì. No, non penso di volere una carta così caotica. Tre sentinella con le gemme. Carino, ma questo penso di potermelo permettere. Scegli la carta che odi di più. Te sei stato abbastanza rompicazzo ultimamente, però il robot saltellante forse è un pochino più inutile. Le carte da uno effettivamente qua non mi servono a molto, anche perché sì, va bene che vola, però ora che hanno anche le gemme i barattolini vuoti sembrano ancora meglio. Via robot saltellante. Un'altra carta. Mi sto perdendo, comunque la mappa è enorme. Guardiano delle gemme. Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, tutti i contenitori di gemme che si trovano dal lato del proprietario ottengono una nano armatura. Ok. Contenitore di blerde. Guardiano di gemme. No, sbagliato. Combattimento. Ci sono troppi posti da esplorare qua in giro, aiuto. Cos'è quello? Robo scudo 2-1. Rognoso. 2-1, bastardo. Beh, non posso fare molto altro. Questa si spenge, fammela vedere che si spenge però, uffa. Bot esplosivo. Guardiano delle gemme. Guardiano delle gemme. Allora, facciamo così. E poi passiamo. Fastidioso quello. Attenzione, non voglio subire troppi danni. Non posso subire troppi danni. Beh, chiunque io metta qua morirà. E il mio piano era di fare questo. Devo andare a meno 4 per forza. Che palle. Mettiamo l'ex scheletro. Se no c'è una giocata migliore che posso fare. Beh, se metto robo pesce, se non altro mi dà una carta.
Sarà una morte onorevole. Pesce buono. Ok, mi affido a te allora, eh. Non mi sembra tanto buono quel pesce. Spero di sbagliarmi. No, è pesce cattivo, infatti. Robot cecchino. 1-1? Scusa, non gli avevo dato il potenziamento? Ah sì, però non ci sono gemme in campo, giusto? Ok. Mi torna. Fighissimo. È tutto fighissimo. C'è un'attenzione. Cioè, madonna. L'integrità concettuale. Guardate qui che bello. Allora. Perché mi piace anche proprio come sono strutturate le carte. Madonna, percepisco un lavorone dietro a sta roba. Incredibile. Che figata, Inscription. Allora, occhio, devo calare due carte. Perché questa è bianca? Ah, ok. Ok, ce la posso fare. Ex scheletro a destra. Robot cecchino. No. Eh sì, va bene lì invece. Anzi, faccio di meglio. Mori e ti faccio due danni. Bella. Robo scudo. 2-1, che fastidio. C'ho qualcosa che fa 2 di danno? No. Decisamente no. Sto riflettendo. Io posso anche giocare robo scudo, ammazzarlo, poi... Ah no, lui non attacca lui, lui attacca gli altri. È vero. Mi conviene tenerlo in vita. Sperando che non metta altre carte. Ok. Allora, ho bisogno del mago io. Yep, decisamente. Ah, cazzo. Ok, aspetta, un'altra cosa che posso fare in realtà è giocare mitragliere doppio e vincere, perché faccio 3. Ok. Perché sono a meno 1, sì, vinco. Va bene, niente overkill, pace, abbiamo talmente tante monete che... Overkill di 2, sì, però si poteva fare meglio secondo me. Non importa, preferisco sopravvivere. Bene. Tutti gli oggetti sono di nuovo online, generatori di bot offline. Sgargiante terra delle gemme. L'antenna. Ora si è attivata. Ok, perfetto. Ora posso andare di sopra dopo. Va bene, fermi. Parte durata 1 ora. Io direi che possiamo concludere qua. Mi dispiace che quello so che qua manca il boss, eccetera, e sarebbe figo farlo adesso. Però no, non ce la faccio con i tempi, ragazzi. Se no non riesco a registrare un altro episodio. E ora ho voglia di registrare un secondo episodio. Va bene. Ragazzi, qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo nella prossima parte di Inscription. Peace.